Amici della Warzone, l'altra gara che prendiamo in esame in questa giornata di campionato è quella tra Fiorentina e Sassuolo, perché ci sono tre episodi da riguardare, ovviamente, dopo la sigla. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate già ora, prima di vedere l'analisi, poi magari anche successivamente, per farmi sapere cosa ne pensate, aiutate questo canale a crescere. Allora, l'arbitro è Manganiello e ci sono questi tre episodi. Nel primo tempo non accade fondamentalmente nulla da rivedere a livello arbitrale, cominciamo però al 56esimo, quando viene assegnato un calcio di rigore al Sassuolo, perché Dodò, appena subentrato, ha questo braccio molto aperto e tocca vistosamente il pallone con l'avambraccio. Penalty rivisto poi all'off-field review da Manganiello e giustamente assegnato ai neroverdi, quindi qua fondamentalmente tutto liscio, rigore per il Sassuolo trasformato da Domenico Berardi e si va al 62esimo. Poco dopo ci sarebbe un altro episodio da rivedere con Kwame col braccio, diciamo che l'attaccante della Fiorentina, in questo caso in fase difensiva, compie questo intervento, non è compostissimo, però onestamente c'è un corpo a corpo con Frattesi, c'è un rimpallo, il braccio è molto vicino, si sta 3 minuti fermi per guardare questo silent check, non si concede il calcio di rigore al Sassuolo e fondamentalmente a me trova d'accordo, non ritengo punibile questo intervento di Kwame. All'88esimo siamo alla fine e la Fiorentina e il Sassuolo sono sul punteggio di 1-1, ma c'è un'altra mano, stavolta è Tressoldi a colpire con il braccio in area di rigore, e c'è questo controllo del VAR. Alla fine Manganiello va al monitor e concede il calcio di rigore. Qua però c'è da fare una precisazione, perché qua c'è un contrasto tra Tressoldi e Terzic, che è il calciatore della Fiorentina, e Tressoldi anticipa di una virgola Terzic, che poi cerca di calciare verso la porta, anche se secondo me è un cross onestamente, e poi Tressoldi ha questo braccio molto aperto che viene colpito dal pallone e quindi ha segnato poi il calcio di rigore. Allora, parto col dire che secondo me è una decisione corretta, perché qua non si può parlare secondo me di una giocata ravvicinata, di un qualcosa di improvviso e quindi non punibile. Qua secondo me si può parlare del fatto che Tressoldi è già scomposto prima di compiere anche questo intervento sul pallone, che riesce a sfiorare la sfera Tressoldi, però lui è già scomposto, è già aperto. È giusto, e qui facciamo una precisazione, la finezza di Manganiello di non ammonire il difendente nero-verde, perché non è un tiro verso la porta, quindi non interrompe un tiro verso la porta, l'intervento con il braccio, quindi giusto non sanzionare con il giallo. Tornando sull'intervento, secondo me è molto scomposto questo braccio ed è giusto assegnare il calcio di rigore alla Fiorentina, però didatticamente parlando bisogna riguardare il regolamento, che ci dice questo: è di solito un'infrazione se un calciatore tocca il pallone con le mani o braccia, questo è il caso ovviamente di Tressoldi, quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Fate attenzione, spazio non volume, è stata cambiata la dicitura da qualche anno. Queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle, a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani braccia, cioè l'automano. Questa è la condizione, però qui Tressoldi oggettivamente ce l'ha molto alto questo braccio. Le suddette infrazioni, ed è qua l'episodio, si concretizzano anche se il pallone tocca le mani o braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo, compresi i piedi, di un altro calciatore che è vicino. Quindi è di solito un'infrazione e le suddette frazioni si concretizzano anche se, quindi è proprio il caso specifico, ossia c'è sì questa tentativo di giocare pallone da parte di Tressoldi, c'è questo cross di Terzic, Tressoldi ha questo braccio molto aperto che occupa molto spazio, secondo me decisione corretta nel concedere il calcio di rigore alla Fiorentina. E sono casi che, come dico sempre, nel regolamento andrebbero proprio normati ancora di più, cioè fare una sorta di linea guida: se accade questo si fa questo, se accade quest'altro si fa quest'altro. C'è un po' di interpretazione, perché lo dice il regolamento stesso, è di solito un'infrazione, quindi è comunque un condizionale, discrezione arbitrale. Giusto secondo me che Doveri chiami Manganiello al VAR, il fischietto la rivede, la valuta e giudica, e secondo me stavolta in modo corretto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. La Warzone torna al prossimo episodio e mi raccomando, aiutate a crescere questa community.